Castinoro ha sicuramente un'antica storia e tradizione vitivinicola. Già dal primo secolo a.C., quindi in epoca romana, le colline di Bertinoro erano coltivate in modo diffuso con la vite. Gli elementi che caratterizzavano la produzione qualitativa di quei tempi sono gli elementi che dopo millenni continuano a caratterizzare la produzione vitivinicola bertinorese. Primo, la posizione geografica, ci troviamo vicino al mare Adriatico, dal quale beneficiamo delle brezze pomeridiane durante l'estate, che vanno comunque a mitigare quello che è il caldo estivo. La seconda è sicuramente il territorio, un territorio che caratterizza con grande personalità tutte le produzioni vitivinicole. Che cos'è oggi la viticoltura a Bertinoro? A Bertinoro sono coltivati circa 1000 ettari di vigneto, principalmente con i vitigni sangiovese e albana, senza dimenticarci comunque dei nostri vitigni autoctoni come il Pagadebit e la Cagnina. La produzione totale è di circa al momento 1.200.000-1.300.000 bottiglie. I produttori sono circa una trentina, 30-35. Produrre vino oggi vuol dire avere una grande passione, la passione per la vite e la vita, la passione per il proprio territorio, per le proprie tradizioni. Sono cose che ci sono state tramandate dai nostri genitori, dai nostri nonni, l'abbiamo nel nostro DNA. Questa passione, questo lavoro costante che ogni giorno facciamo in vigneto e facciamo in cantina ci ha portato ad avere un grande riconoscimento, che è quello della menzione geografica per la DOC Sangiovese. Infatti nel 2014 uscirà la prima annata del Romagna Sangiovese Bertinoro Riserva. Il viticoltore si pone, pone sempre i suoi progetti a lungo termine. Il fatto stesso della vite, che quando cresce viene piantata, ha bisogno di tanti anni prima che possa offrire un prodotto di grande qualità. Bertinoro si candida ad essere ambasciatore dei vini della Romagna, quindi della totalità del territorio. Qui siamo dentro ai locali della riserva storica, dove con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del Consorzio Vini di Romagna stiamo stivando le diverse annate dei Sangiovesi Riserva di Romagna. La riserva storica è sicuramente qualcosa che aiuterà i nostri figli a capire meglio il territorio. Ed è soprattutto una cosa unica in Italia. Questa è la chiesa di Polenta. Una pieve. Lì c'è scritto: la terra di Romagna che lo vide l'ebbe ospite vivente Dante Alighieri. Mi piace questo riconoscimento della poesia come valore. Io non credo che si possa parlare di romagnolità senza parlare dei padri e delle madri. È una memoria che ci aiuta a entrare dentro questa scoperta della romagnolità. Io leggo i poeti che mi danno non soltanto un quadro di qualità romagnole dei personaggi, ma me li fanno incontrare, come rivivere, me li riportano vivi. E mi va come a svargugnè, claperstot al batai. E mi va clerabuseder,
E mi ba che biasmevi saint e pu usmitevin znoc davanti al madunini. E mi ba che era bel e us guardeva te specie. E mi ba che era puret, che era ambizioso, che canteva, con mai insegni niente. E mi ba che il fregava tot. E mi ba con saveva il latin e poc anche l'italien. Che dall'America le touron su un penny e tre parole d'inglese. E mi ba che aveva commendator, screcciola la bosta. E mi ba, fra i ba, e più sgangered. La scret trentat me, total mi poesei. Madre, io vorrei donarti una gallina queta per i tuoi celesti pollai, dove tu parli sola come una bambina. Che distanze percorre il cuore, madre, che grandi distanze. Se ti aspetto alle svolte del tempo, alla morte, madre, quando il petto si incrina, le tue mani sono ombre bianche, un fuoco dolce la tua vita. Colonna dell'ospitalità, che è molto famosa perché ogni anno c'è questa festa dell'ospitalità a Bertinoro. Quando arrivava un forestiero allora, le famiglie nobili del paese se lo contendevano proprio come ospite. Quindi i nobili del tempo, che erano Guido del Duca e Arrigo Mainardi, decisero di fare una colonna con delle anelle e per ogni anella c'era il nome di una famiglia. Praticamente i forestieri quando arrivavano loro attaccavano lì il loro cavallo e sceglievano loro dove essere ospitati. Un grande senso di ospitalità. Bertinoro è conosciuta per il valore dell'ospitalità, rappresentato dalla colonna degli anelli in Piazza della Libertà. Dare ospitalità ad una persona significa accogliere la sua cultura e la sua fede religiosa. Il museo interreligioso dedicato all'ebraismo, al cristianesimo e all'islam continua la tradizione dell'ospitalità di Bertinoro. Questa sala è dedicata al cristianesimo e all'interno di questo spazio conserviamo uno dei pezzi più importanti della collezione. Si tratta di questa incisione all'acquaforte di Rembrandt. Si tratta di un'incisione autografa realizzata nel 1636, quando Rembrandt era ancora un giovane artista. Ne esistono ancora due versioni, una è conservata qui a Bertinoro, l'altra si trova alla Rembrandt Huis ad Amsterdam. Le sinagoghe nel corso dei secoli sono state anche indicate come le scuole degli ebrei. Studio fondamentale per la conoscenza della Torah è il Talmud, che abbiamo messo al centro di questo spazio. Ogni sinagoga al suo interno ha l'armadio santo che conserva il rotolo della Torah. Ogni rotolo ha una sua corona con sette campanelle che suonano quando il rabbino porta la Torah in processione all'interno della sinagoga. Il suono delle campanelle serve per ricordare al fedele la gioia per la messa in pratica dei precetti. Questa sala è la ricostruzione dell'interno di una moschea e abbiamo decorato questo spazio con questo passo coranico che dice che Dio a popoli diversi ha affidato religioni diverse perché gli uomini devono competere tra loro nelle opere buone. Qui ci troviamo nella cisterna della Rocca Vescovile. Si tratta di un luogo molto particolare, un piccolo capolavoro di ingegneria idraulica. La cisterna garantiva il rifornimento di acqua piovana alla rocca per la durata dell'intero anno.
La particolarità di questa cisterna è rappresentata dai graffiti che riporta sulle proprie pareti. Le scritte che noi vediamo sono state lasciate dalle persone che venivano a svolgere i lavori di pulizia. Su questo muro in particolare vediamo la scritta più antica, il 14 ottobre del 1775. Era l'unica riserva d'acqua della rocca questa, quindi i vescovi devono accertarsi che i lavori fossero stati fatti a regola d'arte. Il senso del museo interreligioso si può riassumere in un gesto e in una parola. Il gesto è questo, il gesto delle mani giunte. E la parola è la parola Amen, la parola così sia, la parola che la tua vita sia, che è la frase che Dio rivolge a ognuno di noi nel momento in cui ci chiama alla vita, nel momento in cui ci dona quindi un'esistenza nella quale siamo chiamati a vivere nella libertà e dall'altro a costruire un futuro di pace. Io sono campionessa del mondo di pugilato, però in realtà ho iniziato a far pugilato non prestissimo, anzi abbastanza tardi rispetto alla norma. Ho iniziato con la kickboxing, allora non esisteva neppure il pugilato femminile, almeno non in Italia. Mi sono appassionata subito e scattato dal primo momento in cui sono entrata in quella palestra una grande passione, una grande voglia di sperimentare, di conoscere questo sport e in brevissimo tempo anche la voglia di combattere che non conoscevo insita in me ma che poi è venuta fuori subito. Io sono altamente legata alla mia provenienza perché il fatto del piccolo paesino, di conoscere tutti, alla fine è stato anche un punto di forza, nel senso che senti il calore, la vicinanza del paese, ma realmente perché ti supporta, perché ti conosce, perché ti apprezza e quindi questo rapporto che si è creato con la mia piccola realtà è un rapporto secondo me privilegiato che non tanti atleti hanno. Uno degli aspetti più belli e più intensi è proprio l'europeo che mi hanno organizzato qui a Bertinoro. Tutti gli spettatori erano sopra il ring, quindi era strapieno, tutta la gente su di te, sembrava di combattere con le persone attorno, dietro al collo, sopra al collo. È stato per me incredibile perché condividere quel momento, in quell'istante con gli altri, con un tifo scatenato, per me è stato uno dei momenti più belli, più intensi proprio emotivamente della mia carriera, quindi è stato molto importante. Una serie infinita di successi, 3 mondiali, 3 europei, 4 titoli italiani, 13 tornei internazionali vinti, insomma una carriera senza macchie.